Ciao ragazzi allora di nuovo insieme e eh, oggi ho il fretless in mano perché le ultime, le ultime richieste riguardano principalmente questo strumento e sono molto varie quindi ho deciso di fare eh, più che una lezione un mini, diciamo un mini corso a riguardo eh, di questo magnifico strumento e di tutte le tecniche tutti i suoni che possiamo ottenere come ottenerli L'intonazione mi è stato chiesto un sacco di cose cercherò quindi eh, non so quante lezioni ne verranno, comunque in questo mini corso con allegato un PDF di rispondere e chiarire tutti questi quesiti. Allora partiamo da, dalle basi proprio eh, perché una domanda è stata: la colgo e la utilizzo per per l'introduzione è stato come mai ti sei innamorato così tanto del frets perché eh, chi mi conosce un po' meglio sa che eh, ora purtroppo parlare di live è difficile però io negli ultimi parecchi anni in quasi tutte le band con cui ho suonato quasi tutti i concerti ho utilizzato esclusivamente o quasi il basso senza tasti perché è nato questo amore? Eh, per vari motivi. Il primo, mi, mi sono sempre piaciuti gli strumenti, eh, diciamo, tra virgolette classici, quindi strumenti appunto fretless, eh, ovvero eh, violoncello prima di tutto, anche il contrabbasso, anche la viola, eh, strumenti ovviamente dove accorda, dove non, non, non esistono i tasti. Anche se poi è stato inventato anche il contrabbasso con tasti, eccetera, comunque, in linea di massima, uno dei, degli aspetti che mi ha portato a innamorarmi di questo strumento è proprio, eh, diciamo, l'amore già in partenza per strumenti, eh, chiamiamoli eh, ad arco, comunque. Eh, Strumenti classici, diciamo, quindi io adoro il suono del violoncello, adoro il suono del contrabbasso, quindi di conseguenza il basso fretless è stata una scelta, essendo già bassista, una scelta logica e naturale. Eh, cosa mi piace in particolare di questo strumento? Eh, le possibilità espressive che, eh, che abbiamo. Con, con, con un basso senza tasti che sono secondo me a mio avviso poi ripeto sono tutte cose soggettive e con il basso con i tasti si può fare eh, quasi tutto però eh, diciamo gli abbellimenti che più mi piacciono a me con il basso eh, fretted con i tasti sono difficili se non impossibili da replicare quindi eh, parlo di vibrato, parlo di glissato, eh, tutti quei, eh, diciamo, eh, gli slide, eh, mi danno eh, un, una marcia in più, diciamo, nella mia musicalità. Ovvero, quando faccio una linea di basso, un, che sia un accompagnamento, che sia un solo, con il fretless mi sento. Come se avessi un vocabolario musicale molto più ampio, eh, cosa che eh, con il basso, con i tasti, invece non, eh, non ho, nel senso che le mie idee eh, sono minori, le mie possibilità di, di esprimermi eh, lo stesso. Quindi, questo è, è una cosa. In più, eh, il sound. Uh, il sound che io ho con fretless uh, anche se ad esempio questo basso è esattamente identico a questo: nel senso che ci sono le stesse corde, uh, gli stessi pickup identici, alla stessa altezza, lo stesso condensatore, stesso tutto, però io come schiaccio, come premo. Una corda su questo basso già mi, già mi, mi, mi vibra, mi dà una, una sensazione di, di benessere a me stesso. Quindi, cosa che con i tasti, ovviamente, io lo suono il basso con i tasti, mi piace, lo adoro. Però eh, qui c'è proprio un, un feeling diverso, ecco. Anche il feeling con lo strumento. Eh, non so se vi è mai capitato mh, nella vita, in tutte le cose. Mh, come si dice, l'amore a prima vista, una persona che appena la vedi scatta, no, la scintilla, oppure eh, entrate in un'auto e dite, no, questa la voglio, perché magari c'è qualcosa che vi, vi ha colpito in modo inusuale, diciamo, questo è un altro fatto. Eh, poi, lo trovo molto più, diciamo, Uh, mi costringe, a me mi piace, mi piacciono le sfide, uh, secondo me è più difficile in un certo senso suonare un basso fretless rispetto a un fret per un certo verso, per un altro no, però poi ci arriverò. Uh, a me piacciono le sfide uh, personali, eh, ovviamente, sfide con me stesso e suonare fretless mi tiene sempre diciamo in guardia. Da, ovviamente dalle stonature, ma anche da, eh, dall'essere se possibile, ancora più precisi sul eh, non solo sull'intonazione, ma su tutto quel che riguarda il sonare. Quindi mi piace anche questo aspetto qui. Eh, infine, eh, diciamo che eh, il mio amore per Pastorius e anche per altri bassisti, come ne cito alcuni. Pino Palladino, eh, Massimo Morricone, per rimanere in, in Italia, diciamo, eh, Red Canziana, De Poo, mi hanno fatto ancora di più innamorare a questo strumento, perché ci sono delle linee di basso, io vi, vi cito Volami nel cuore, vi cito Ci penserò domani, sempre rimanendo in Italia, Poi, eh, se si va su, su, sull'internazionale... Inizio ora, smetto eh, a Natale. Ma del prossimo anno, quindi anche i gusti musicali, i, i miei miti, eh, mi hanno fatto ancora di più innamorare di questo basso. Allora, andando poi al sodo, diciamo, di questa introduzione, cos'è che realmente differenzia e perché un basso senza tasti dal basso con i tasti? Eh, mi direte voi, ovviamente, uno. Non ha le barrette uno sì, ok, ma cosa comporta questo? Allora, innanzitutto, eh, quando fu creato questo magari è scritto meglio in pdf quindi faccio un riassunto veloce quando Leo Fend creò il primo basso elettrico, eh, diciamo che molti contrabbassisti, cioè molti, tantissimi contrabbassisti eh, dell'epoca passarono proprio al basso perché eh, a parte la comodità del. Strumento molto più piccolo, molto più facile da amplificare, essendo appunto un basso elettrico. Eh, C'era anche il discorso proprio dell'intonazione. Quindi fu inventato il Preciso, che tra l'altro fu chiamato Preciso perché è il primo basso, almeno questo è quello che so, eh, proprio per il fatto che suonandolo eh, si era più precisi sull'intonazione. E questo, però, da un lato eh, sì, ha portato dei benefici assurdi, tant'è che molti bassisti hanno poi definitivamente lasciato o quasi il contrabbasso, cito James Jamerson, ma molti altri, da un altro lato, ci siamo eh, poi resi conto, o meglio, eh, tanti bassisti dopo qualche anno si sono resi conto che le possibilità sonore erano un po' ridotte rispetto al contrabbasso eh, quindi fu, fu inventato, credo a metà anni 60 il primo basso senza tasti che ora non ricordo la marca proprio per, diciamo, ricorrere un po' ai ripari e ri, ridare la possibilità ai musicisti di avere comunque le, le caratteristiche di, di, del contrabbasso però su un, su un basso quindi Laufende disse, come io ho inventato il basso con i tasti apposta per eliminare tutti questi problemi di intonazione, eccetera, e voi ne, ne volete, lo rivolete, diciamo, senza tasti. A parte questa storia, poi, eh, ci sono stati tantissimi bassisti che lo hanno abbracciato. Mi viene in mente, eh, prima di Giacomo, anche... Eh, se non prima, comunque allo stesso, nello stesso periodo, che quando si dice che Giacomo è stato il primo bassista fretless non è vero, eh, forse è stato il primo che di sua spontanea volontà ha preso un basso con i tasti e, e li ha tolti e l'ha reso fretless. Però i bassi fretless esistevano già per certo. E bassisti fretless esistevano già cito Patrick Givas della PFM che credo sia stato eh, tra l'altro conosceva benissimo Giacomo credo sia stato eh, uno proprio dei primi non solo in Italia con la PFM ma nel mondo a suonare il basso senza tasti eh, quindi Giacomo è venuto dopo poi è colui che ovviamente ha reso celebre questo strumento e dicevo, la, 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 le differenze sono che eh, vi faccio un esempio: il, il glissato slide. Come lo chiamate sul basso coi tasti? Se io voglio passare ad esempio da un Mi a un Fa, anche se faccio scivolare il dito, quindi slide, eh, passo esattamente da, ovviamente con il basso accordato. Mi al Fa, quindi di un semitono, non ho, non ho questo range, diciamo, di, di altezza de, delle note che va da, dal Mi al Fa, quindi i quarti di tono, decimi di tono, che siano, di que tutta questa... tutte queste, diciamo, no, chiamiamole note intermedie, che mi fanno arrivare al Fa, quindi questa è la prima differenza non utilizzarlo su Fresno è un po come eh, insomma avere un che vi posso dire avere una Ferrari e andare in bicicletta insomma eh, viene proprio spontaneo cioè. diciamo questo è il primo elemento di abbellimento che abbiamo sul Fredrick che già rende molto più cantabile una semplice linea di basso vediamo mi viene in mente la prima ho fatto uno slide qui tornare in do fatto un do eh, se non facessi lo slide vediamo con a mio gusto è totalmente un'altra cosa eh, vi anticipo un'altra cosa poi per questo video mi fermo un attimo il glissare il vibrato scusate quando vedete un violinista o un violista un violoncellista eh, almeno per me la prima cosa a cui faccio attenzione parte va bene l'uso dell'arco e quando muovono questi, queste dita eh, ovviamente ci avrete fatto caso no eh, e mi è sempre stuzzicato questa cosa mm, dicevo perché Suonano in continuazione con questo movimento più o meno rapido delle dita della mano sinistra ecco quello è il vibrato eh, che appunto possiamo possiamo anche eh, ricrearlo in qualche modo sul basso fret come ho spiegato nel PDF. Però è un vibrato, diciamo, artificiale, un vibrato verticale, ovvero eh, il vibrato non è altro che diciamo un uh, un'alterazione della nota più o meno ampia, diciamo, dell'altezza della nota, eh, è più o meno breve, nel senso il vibrato può essere largo, quindi più... Eh, che dura di più, parole povere, o più stretto, più, più rapido, eccetera. Il fatto sta che l'unico modo col basso, con i tasti, per avere questa oscillazione di intonazione, diciamo, eh, a meno che non si cambi appunto semitono, non avendo queste parti intermedie, l'unico modo su basso cotasti tasti è quello di fare il famoso bending. in questo modo allora però eh, cioè, è impossibile suonare bending, non so se è il termine giusto, comunque io lo chiamo vibrato. Verticale perché si fa in su, o in giù, insomma, è impossibile suonare una linea di basso eh, melodica eh, mettendo su, su ogni nota facendo questa cosa qui. Quindi, diciamo che si può fare qualcosa su, su fretted, però, ovviamente, è diverso. Il vibrato c'è in molti esiste la tecnica del vibrato esiste in molti modi diversi. Come dicevo prima, c'è il vibrato eh, di polso, c'è il vibrato di avambraccio, c'è il vibrato stretto, vibrato largo. Eh, I musicisti classici vi dico solo che mh, passano anni dopo aver raggiunto un'intonazione per il pr primo step all'intonazione. Infatti, nel prossimo video parlerò dell'intonazione eh, per loro il secondo poi step comunque l'inizio dello studio del vibrato che dura anni quindi non è una tecnica che eh, si impara così in due giorni. Eh, appunto, ci sono vari modi per vibrare, eh, ovviamente, anche in base al contesto. Eh, diciamo che non bisogna mai limitarsi a vibrare con un dito solo ma bisogna saper vibrare con tutte le dita e comunque questo lo vedremo più avanti e, e poi parleremo anche del sound altra cosa che mi è stata chiesta tantissime volte dicendo te come fai a vedere questo suono alla Pastorius ora cercherò di, di, di ripetere cioè cercherò di spiegarmi meglio io magari avessi il suo suono ma eh, lui era lui, io nel mio piccolo sono io. Eh, è solo che l'ho ascoltato talmente tanto, e ho suonato talmente tanto i suoi brani, che era una logica conseguenza che, eh, diciamo, il timbro in linea di massima. Eh, diventasse eh, diciamo no, non simile, ma su, su quel tipo Lì diciamo però non è che lo copio o, o cerco di, di riavere il suono identico in tutti i modi. Primo perché ripeto non sono lui quindi non ho le sue mani. Secondo non ho la sua strumentazione perché io non uso niente. Ora poi vi farò vedere. E terzo non mi interessa nemmeno un granché. Diciamo un suono che mi piace a me, mi rende felice poi se assomiglia a più o meno al suo eh, siate voi che, che me lo fate notare, ma diciamo che io sono un po' perplesso su questa affermazione. Anche se sono onorato, che carità quindi parleremo un po' di tutto in questo mini corso. Quindi oggi mi fermo qui, anche se sono già a lungo, come sempre. E Se lo trovate interessante, mi mettete un pollicino in su se invece vi fa cacare. Eh, ditemi almeno cosa posso migliorare nelle mie lezioni. Quindi eh, oggi è Natale, eh, non so quando andrà, eh, quando riuscirò a montare questo video. Comunque, auguri a tutti, per, sicuramente per un buon 2022 e ci vediamo al prossimo video.